Ciao a tutti, oggi preparerò con voi un meraviglioso polpettone arrotolato nella pancetta tesa. Iniziamo subito. Ho messo a bollire queste due patate, in tutto ovviamente pesate a crudo, sono 150 grammi. Inizio adesso con la preparazione. Metto 250 grammi di carne di maiale e 250 grammi di carne di scottona, di vitello quindi. Aggiungo 150 g di mollica di pane, metto un goccino di birra, in questo caso è birra rossa, ma potete anche mettere della birra bionda, giusto un goccio, olio extravergine di oliva, pepe nero macinato, sale fino, qualche cucchiaino di parmigiano reggiano grattugiato, un po' di prezzemolo fresco appena tritato. E per finire aggiungiamo le patate che per fare prima ho passato sotto l'acqua fredda, anche se sono ancora fumanti, e poi ho tagliato a pezzetti piccoli per poi impastarle meglio con il coltello. Prima di mettere l'uovo do una veloce mescolata e comincio a schiacciare, guardate con la forchetta, le patate per far sì che possano amalgamarsi al meglio insieme al resto degli ingredienti. Mescolato per bene il tutto, ovviamente l'impasto come vedete è molto duro, andiamo ad aggiungere momentaneamente un solo uovo, poi ci regoliamo. Impastiamo di nuovo. Se preferite, impastate con le mani, di sicuro fate prima. Ecco qui. Adesso l'impasto bello compatto. Ce la mettiamo un attimo da parte, carta forno, trasferiamo tutto sulla carta forno e cominciamo ad appiattire. Eccoci qui, appiattito per bene, andiamo a dargli una forma più o meno corretta, quindi prendiamo questo in eccesso, lo mettiamo un attimo da parte. Ed eccoci qui, guardate, cercato di appiattire al meglio. Eccoci qui, perfetto, dovremmo esserci. Adesso mettiamo 150 g di prosciutto cotto. E poi 150 g di formaggio a fette. Potete scegliere il formaggio che preferite. Messo anche il formaggio, posso, aiutandomi con la carta, cominciare ad arrotolare il polpettone. Ecco qua, in maniera molto molto semplice e veloce. Chiudiamo un po' la parte esterna, così da non far scorrere il formaggio. Guardate. Lo spingiamo un attimo in avanti perché adesso facciamo un'altra cosa. Con la pancetta tesa andrò a creare una sorta di rete. Eccoci qui, creata la rete, mettiamo il polpettone così al contrario. Guardate, si attacca direttamente. E ce lo portiamo a noi, quindi ecco qui. Guardate che bello. Bellissimo, guardate. Ci mettiamo anche una fettina per chiudere il lato e lo possiamo già infornare. Forno preriscaldato in modalità statica a 200 gradi per 30-35 minuti. A dopo. Eccolo qui, appena tolto dal forno, morbidissimo, guardate che bello. Adesso ne taglio una bella fetta e la impiatto, ovviamente per assaggiarla con voi. Guardate che bontà, assaggio di rito con voi, come al solito.
Ragazzi, io vi consiglio di metterci quella mezza tazzina di birra perché è fantastico. È la prima volta che lo faccio e mi raccomando, seguite tutte le indicazioni che vi ho dato. Non lo fate stracuocere perché è morbidissimo, esternamente croccante, è veramente, veramente molto, molto buono. Provate per credere. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo e mettete un bel like, commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale. E come al solito, buon appetito!